Bentrovati, gentili amici da Andrea Di Pre. Mi trovo a Torino. Sono nello studio di un autentico visionario della pittura e dell'arte, un artista in modo straordinario, libero ed inventivo, come sua assoluta autodeterminazione, capace di tecniche, capace di prelibatezze cromatiche, di gustosità papillari che sono forse anche il sopportato dell'essere un famosissimo chef internazionale. Ma è soprattutto grande, preveggente, inconfondibile, artista contemporaneo. Si chiama Annibale Scotti. Annibale, è un piacere essere qui con te. Piacere di È un conoscere. piacere anche per l'occasione che mi dai in anteprima di mostrare, di aprire una finestra su questo tuo universo infinito di tante potenzialità e di realizzazioni che sembrano uscire, sono come un tuo intelligente critico scrisse. Come una torta di una fiaba da mangiare, ecco, queste visioni, questi aspetti. Allora, Annibale, prima vedremo in pochi minuti alcune tue opere. Il pubblico può chiamarti quando vuole anche venire qui a Torino per conoscerti, ma intanto vuoi brevemente riassumere la tua storia? Io sono nato a Asti, ho sempre vissuto un periodo nell'Astigiano, ma a Torino. Ho girato molto perché il mio lavoro quando ero giovane, quando ero sul lavoro, lavoravo, ero chef. Però l'ho sempre anche fatto come lavoro, come fosse arte, perché cucinare, la cucina, come tutte le cose, è arte. Sia lasciamo andare culinaria, arte culinaria, però è arte, è come dipingere, è Cioè, inventiva. anche Amerato Albertinelli era pittore. Io voglio subito mostrare un attimo perché guardate questi girasoli. Ecco qui il fantasma di Van Gogh vicinissimo. Guardate in quest'opera, bellissima. Guardate il colore come lo usa, la materia del colore, c'è una profondità, un'opera straordinaria. Questa è l'arte. Avete visto cosa vuol dire documentarvi il volto dell'arte? Annibale, una ricerca la tua che hai sempre coltivato, tu sei uno spirito liberissimo, come prima dicevo. Ma in queste tue meraviglie, in questi tuoi incanti. Io ho sempre fatto, ho dipinto come hobby, perché per me l'arte deve essere una cosa che deve sentire uno, qualunque che dipinge se stesso, e poi essere creativo per gli altri. Però c'è una forma di gelosia per tenerli per me stesso, anche se li divulgo, perché è come un premio che uno si è dato nella vita. Vediamo un tuo autoritratto a matita, guardate per un istante, attenzione, guardate l'artista come si rappresentava in quest'opera, guardate, tutto a matita, Sì, per sì. dire le varie tecniche che utilizzi. In che anno l'hai eseguito questo, Annibale? Quello nel 75. Pensate, 35 anni fa, nel 75. Ambidestro, come dicevi, e continuiamo ancora con altre realizzazioni. Vuole andare un po' veloce anche per vedere diverse possibilità, chiaramente. Intanto una Venezia di bellezza. Guardate questa Venezia. Io dicevo prima, non c'è nessuno che guardate cosa ha creato. Ma il tuo mondo, come le popoli. Che poi è fatto sul posto, vengono sempre fatti sul posto. I tuoi viaggi, le tue emozioni, i tuoi Ho girato racconti. Guardate molto, ho girato molto. la scenografia lagunare come la rappresenta. Sono contento che ci sia un pubblico anche d'Oltralpe internazionale che ci segue, perché è molto importante poter credere e contare queste realizzazioni. Andiamo ancora avanti perché adesso vi sto per regalare, che siamo a Torino, quindi guardate cosa. Questa è la Villa Abeck Qui a Torino, giusto? a Torino, questa famosa villa che è stata la presa il comune El San Paolo perché era di un prezzo inestimabile. Era di questi famosi Abeck, grandi collezionisti e industriali svizzeri. Guardate che cosa, il verde dominante, stupendo, il bianco della villa. Continuiamo ancora, Annibale, andiamo avanti verso altre tue opere.
Avete il telefono, lo ricordo, di Annibale Scotti per parlare con lui, per chiamarlo. Questo è un... Ecco. Un'altra Venezia. Una Venezia. Un'altra Venezia. Un carnevale di veneziano. Fatto un'altra sul Venezia posto. Incredibile, guardate. Per bellezza e per fascino, anche questa. Ok, consigliamo ancora, benissimo. Ti do così una sintesi abbastanza rapida, ma avete capito? È come se l'artista vivesse nelle sue rappresentazioni, come se fosse uno di quei personaggi. E in alcuni casi, infatti, Annibale si rappresenta, si autorappresenta nelle sue rappresentazioni e composizioni destinate a vincere la schiavitù del tempo. E poi un altro grande quadro, un'altra grande opera. Ecco, la mettiamo pure, guardate. Qui Annibale cosa hai rappresentato? Qui è, aspetti, come si chiama? Questo è Portofino con i suoi velieri. È fatto con stile aereo, dall'alto. Fatto dall'alto, visto da una villa fatta dall'alto. Nel posto. Avete visto quale visionarietà c'è in queste rappresentazioni e visioni? Bene, e vediamo adesso il tripudio, un momento di grande. Fermiamoci un secondo, mi fermo altro che c'è il microfono mio che è saltato. Oh, scusa. Si dà lui il via. Ecco, vediamo un'altra opera, Annibale. Questa invece è la villa Abbeck. No, è la villa Rignon, dove ho fatto una mostra personale. Vedete sempre con queste creature, queste divine fanciulle. Torna spesso la donna nelle tue rappresentazioni. E guardate adesso una Venere moderna, una Venere che sembra ricalcata sul modello della Venere di Botticelli, ma in realtà è una donna realmente esistita. Che una ragazza che aveva 17 anni. Ecco, la vediamo, questa sua bellezza, questa sua bellezza mitologica proprio, guardate, pure una Venere moderna, guardate. Guardate che quadro anche questo. Questa è la poesia di Annibale. Questa è la poesia di Annibale Scotti. Questa, in queste fronde, frasche, tinte, in questa epidermide, infinitamente più nobile di ciò che invece è destinato alla consunzione delle cellule. E poi altre due opere, altri due stupendi brani, altre due nature morte, guardate. Questi fiori moderni e antichi nello stesso tempo, no? E l'ultima natura morta, poi ci concederemo con un'opera finale. Ecco, siamo nello studio dell'artista, ovviamente a Torino, è bello vivere, poterli toccare questi quadri, mostrarveli, guardate. Questa Venezia magari ancora. Ecco, e poi facciamo vedere la Venezia solo in vernice, l'ultima opera. Ecco, questa Annibale l'ha realizzata soltanto tutta pura vernice, giusto? Sì, a pennello. Pennello e spatola. Allora, termina qui un mondo visionario elevatissimo. Annibale Scotti, Andrea Di Pre, vi aspettiamo qui a Torino. Grazie Annibale, grazie a voi per l'attenzione. Grazie ancora a tutti e al dottor Di Pre, che è veramente un amico, e al suo collaboratore. Grazie Annibale e, pure lui. E complimenti alla tua grandezza.